e bentornati sul mio canale e oggi voglio iniziare il 2019 con un video di riflessione su due questioni che riguardano YouTube Italia che hanno colpito la mia attenzione in questo 2019 appena iniziato. E sto parlando dell'attivazione dell'opzione di abbonamento ai canali e della collaborazione di Nicole di Kiss & Makeup 01 con Benefit. Mi sono presa anche i miei belli appunti, così non mi dimentico nulla di quello che vi voglio dire. Iniziamo dalla questione degli abbonamenti ai canali. Allora, io in questo video ovviamente non voglio criticare niente e nessuno, voglio solo condividere con voi le mie impressioni a proposito di queste cose. Per quanto riguarda l'abbonamento ai canali, io non critico assolutamente chi attiva questa opzione sul suo canale, perché è comunque una possibilità che gli dà YouTube di poter appunto guadagnare di più con il suo canale ed è appunto un'opzione, quindi si può attivare come non si può attivare e si continua a seguire lo YouTuber in questione come si è sempre fatto. E quindi per me, ben venga, insomma, se si può guadagnare di più, ok. E secondo me nel breve periodo questa scelta può anche portare un ritorno economico allo YouTuber, nel senso che magari è un po' qualcosa di nuovo, magari la gente è anche curiosa, no? Di scoprire questi contenuti in più, esclusivi, riservati a loro, che può portare appunto lo YouTuber, e quindi si abbonano. Però secondo me può essere controproducente invece come scelta nel medio e lungo periodo. Infatti secondo me si rischia di creare tante aspettative in chi si abbona che però poi non vengono rispettate. Mi spiego meglio. Secondo me questa bisogna distinguere su YouTube tra lo YouTuber che ha un canale di intrattenimento più o meno come il mio, diciamo vario, in cui comunque carica video leggeri vari di diverso tipo, più o meno divertenti, più o meno easy, insomma semplici video haul, e lo YouTuber invece esperto, ma un vero professionista di una certa materia, di un certo settore, che può essere, che ne so, l'informatica, la cucina, il disegno, la musica, insomma uno che è veramente competente di quell'argomento. Perché in questo caso, nel caso dell'esperto, questa opzione dell'abbonamento può avere un senso e può anche essere un'ottima scelta, perché può comunque attirare persone che sono già in quel settore e che vogliono magari saperne di più. Può attirare i curiosi, chi sta iniziando a entrare in quel settore e vuole quindi scoprire sempre di più cose nuove, e quindi, ok, avrà un sacco di abbonati. Ma nel caso di video, di canali di intrattenimento, io non so quanti contenuti nuovi, esclusivi, possano essere dati agli abbonati. Infatti secondo me questi video che vengono fatti per gli abbonati rischiano di diventare un doppione del canale principale, cioè che propone appunto più o meno sempre le stesse cose, e quindi secondo me alla fine, essendo comunque molto impegnativa la cosa, perché comunque è come avere due canali, quindi devi fare comunque più video, rischi di tralasciare, comunque di trascurare magari il canale principale, di dedicarti un po' di più agli abbonati, e si rischia alla fine di fare dei video anche per forza, perché magari ecco devi comunque soddisfare gli abbonati che magari, insomma, gli hai promesso 2 o 3 video alla settimana. Devi farli, devi trovare le idee, devi cercare comunque di mantenere anche il canale principale, quindi si rischia di fare video per forza
e questo se lo fai dal video si vede. Quindi secondo me nel tempo si rischia di perdere sia gli iscritti del canale principale e sia gli abbonati al canale. Quindi non lo so, a me questa opzione dell'abbonamento crea questo dubbio e niente, lo volevo condividere con voi. Poi magari mi sbaglio, anche perché comunque è un qualcosa di nuovo, quindi nessuno sa se avrà successo o meno, se chi ha già attivato questa opzione riceverà un buon feedback, non lo so. Comunque la mia opinione è questa. Poi passiamo invece a questa collaborazione di Kiss & Makeup 01 con Benefit. Allora, io non sono una follower di Nicole, quindi non sono iscritta al canale YouTube, non la seguo su Instagram, nulla. Una volta sì, ma poi mi sono disiscritta, non la seguo più perché non rispecchiava più comunque i miei gusti, non la trovavo più adatta a quello che piaceva a me, insomma non la seguo più. Però inevitabilmente mi compaiono comunque i suoi video nella home, tra i consigliati, leggo qualche titolo, quindi comunque avevo visto qualcosa in merito e quindi sapevo che c'era in ballo questo progetto con Benefit, che tra l'altro gli ha pagato anche dei viaggi in America e quindi comunque ok. Ultimamente avevo visto che si stava avvicinando il momento in cui si sarebbe svelata questa sorpresa. E sono iniziate quindi a comparire sul suo profilo Instagram delle foto che aveva fatto appunto negli studi di Benefit, quindi con un fotografo professionista e tutto. E io sinceramente quando ho visto queste foto sono rimasta un po' stranita, perché io non so, ma a voi sono piaciute quelle foto? Probabilmente sono anche molto ritoccate e forse questo non è sempre un bene, ma a me mi hanno lasciata un po' così, nel senso, mi hanno dato l'impressione che non fosse nemmeno tanto convinta lei di quello che stava facendo, perché sono foto in cui sì, sorride, però secondo me sorride solo con la bocca, ma dalla bocca in su, quindi gli occhi e tutto il resto del viso, non sorride. Quindi trovo che siano veramente delle foto molto finte, che non mi coinvolgono. Però comunque aspettavo, e sinceramente tutta questa cosa, no, che si è creata intorno a questa collaborazione mi aveva creato comunque un po' di curiosità anche a me, quindi aspettavo anch'io il giorno in cui ha comunicato cosa aveva combinato con Benefit. E guardo il video, i primi 2 minuti, forse 3, non lo so, perché poi l'ho spento, e mi sono detta, tutto qui? Cioè, ora io non voglio sminuire il lavoro che c'è dietro a questo cofanetto che è stato fatto, a questo set, insomma, per sopracciglia che è stato fatto, perché indubbiamente c'è lavoro per costruire il tutto, per creare tutto, c'è del lavoro, non voglio sminuirlo assolutamente. Però basta leggere comunque tutti i commenti che sono stati lasciati sia sotto a quel video, sotto alle foto, sotto anche alle foto del profilo di Benefit su Instagram, per rendersi conto di quanto la gente si sia arrabbiata o comunque ci sia rimasta male. Perché secondo me chi, magari non proprio i ragazzini, le bambine o comunque chi la segue proprio ciecamente, ma chi è un pochino più adulto, si è sentito secondo me preso in giro e basta infatti leggere i commenti. Secondo me se si fa una contata di questi commenti, quelli negativi sono molto più di quelli positivi, o comunque non negativi ma di delusione, mettiamola così. E a me tutta questa storia, quando ho visto che cosa era stato creato e che è solamente appunto una box carina con la sua foto, le sue foto e di prodotti comunque non nuovi, mi ha fatto
ripensare questa cosa a quando ero adolescente, che mi piacevano tantissimo dei cantanti, e mi ricordo che io compravo tutto quello che conteneva le loro immagini, giornaletti, adesivi, oggetti vari, cioè io qualunque cosa vedevo con la foto del mio cantante preferito la dovevo avere. Era come una specie di collezionismo, no? E quindi secondo me questo meccanismo che c'è dietro a questa cosa è un po' la stessa cosa, che però secondo me gli adulti non vengono presi in trappola da questi meccanismi psicologici. E io infatti, se fossi comunque una sua follower che la seguissi, mi sentirei veramente comunque un po' presa in giro, e mi sentirei quasi come considerata quasi come una pecora, senza togliere nulla alle pecore, ma cioè si sa che non sono gli animali più furbi di questo pianeta, quindi mi sentirei proprio trattata come una pecora che fa parte di un gregge, che sta lì ad aspettare l'ordine del suo padrone su cosa comprare, su cosa fare, su cosa pensare. Mi sembra un po' questa cosa qui. Perché noi non ci dobbiamo dimenticare che chi ha potere sui social non sono gli youtuber, non sono gli influencer, ma siamo noi. Perché alla fine siamo noi che abbiamo creato quei personaggi e che gli permettiamo di essere conosciuti e di poter fare tutto questo. Quindi noi dobbiamo agire. Se qualcosa non ci sta bene, non dobbiamo semplicemente scrivere un commento negativo, indignato, che rimane lì, ma dobbiamo togliere le iscrizioni, non seguire più queste persone, non acquistare con i loro codici sconto, non dobbiamo comprare tutto quello che ci dicono, perché il potere ce l'abbiamo noi, che con le nostre azioni facciamo muovere tutto questo ambaradan che è YouTube, che è Instagram, che è tutto quello che ci ruota attorno. E dobbiamo quindi far capire che non vogliamo essere presi in giro, secondo me. E poi comunque secondo me tutta questa storia di questa collaborazione ci fa capire una cosa, e cioè che ormai è davvero molto molto difficile poter far uscire qualcosa di veramente nuovo nel mondo beauty, nel mondo make-up, nel mondo comunque, ecco, che ruota attorno alla cura della persona. È veramente difficile, cambia il packaging, cambia sì l'esteriorità, ma alla fine è un po' sempre un riciclare cose già viste, già note, e dargli una nuova forma, ma la sostanza alla fine è sempre quella. Quindi queste sono le mie idee, le mie riflessioni su questi due fenomeni, questi due eventi. Niente, le ho volute condividere con voi e avevo voglia di condividerle, e mi piaceva iniziare il 2019 con un video di questo tipo, perché mi piace molto a me riflettere sulle cose. Niente, come al solito io vi ricordo che sotto trovate tutti i link per i miei social, soprattutto Instagram, dove sono molto molto attiva lì, e quindi niente, se non siete iscritti iscrivetevi, vi aspetto, ovviamente cliccate anche sulla campanellina, ma penso che ormai lo sapete, e noi ci vediamo al prossimo video, che sarà un video haul. Ebbene sì, mi è arrivato proprio oggi il pacchetto, quindi non vedo l'ora di farvi vedere tutto quello che ho preso. E quindi niente, molto probabilmente arriverà già domani. Quindi ciao e al prossimo video!